Mercoledì sera 7 luglio il sindaco del comune di Talamello, Francesca Ugolini, ha consegnato una targa al ciclista professionista Manuel Belletti per aver vinto la 13ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Cesenatico. Per la prima volta la carovana rosa è passata nel centro storico di Talamello con traguardo volante. Tanti complimenti per il giovane ciclista residente a Sant'Angelo di Gatteo. La manifestazione si è svolta nei locali del Museo Pinacoteca Gualtieri. Alla manifestazione era presente anche l'ex campione di ciclismo Piotr Ugrumov, che nel 94 vinse due tappe al Tour de France battendo Pantani in salita e Indurain a cronometro e concludendo al secondo posto in classifica generale. Anche il direttore di corsa del Giro d'Italia Raffaele Babini ha personalmente salutato il ciclista romagnolo. Manuel Belletti, innanzitutto sei in forma, come stai fisicamente? No dai, mi sono rimesso bene dai problemi ai tendini e adesso sto bene, ho già ricominciato gli allenamenti da un po' di settimane e ricomincerò a correre il 21 luglio al Brixia Tour. Senti, l'amministrazione comunale ti ha chiamato qua a Talamello per darti un premio, perché grazie al passaggio del Giro d'Italia anche Talamello è diventato famoso. Siamo in questo splendido scenario del Museo Gualtieri, ma in realtà anche tu dovresti premiare il comune di Talamello, perché, come si suol dire, ti ha portato anche fortuna, visto che la fuga che poi si è risultata vincente è partita un pochettino da qua, da Talamello, se non ricordo male. Sì, qua diciamo che ci passo spessissimo in bicicletta negli allenamenti e appunto sapevo di questo traguardo volante e, visto che ero in fuga davanti, ho colto l'occasione per provare a vincerlo e sono riuscito a vincerlo, quindi sono contento di questo. Ecco, continui a passare durante i tuoi allenamenti da Talamello, da Perticar, hai già ripercorso queste strade dopo la tua vittoria del Giro d'Italia? Sì, già anche la settimana scorsa sono proprio passato da qui, ho rifatto il finale praticamente di quella tappa con Perticar e il Barbotto e sì, sono le zone che frequento di più, queste, con gli allenamenti, preferisco questo versante qui a quello di là da Borello, quindi sono spessissimo qui. C'era anche Marco Pantani che spesso e volentieri frequentava queste colline, questo entroterra riminese, per i suoi allenamenti? Ma anche per comodità, perché comunque i miei compagni di allenamento, cioè alcuni abitano anche Rimini e Riccione, quindi ci incontriamo da questa parte qui, veniamo su in questa vallata qua. Questa sera abbiamo avuto l'onore di averlo qui da vicino, perché finalmente abbiamo potuto stringergli la mano e consegnargli un piccolo riconoscimento. Il 21 maggio per Talamello è stato un evento, quindi non solo il passaggio del Giro d'Italia, il primo nella storia di Talamello, quindi è passato per la prima volta nel centro storico, e proprio per questo abbiamo voluto sottolineare, congratularci, proprio perché comunque è un corridore della zona. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna, che speriamo anche il prossimo anno e anche in un prossimo futuro, che questo grande evento, che non è solamente un evento sportivo ma è un evento che deve essere una vetrina, uno specchio del nostro territorio, del nostro paese, attraverso all'agonismo ciclistico, e poterlo vivere in Romagna in realtà come questa, come Talamello, come si è saputo presentarsi a questo evento, è stato un grosso indice di sensibilità nei confronti dell'evento stesso, ma credo che l'evento stesso sia debitore nei confronti di questa realtà.